Salve, salve a tutti, sono Katia di Viaggi in Giro e vi auguro una buona giornata. Allora, dov'è che siamo andati? Siamo andati a Orbetello la volta scorsa, in Toscana, sulla costa toscana, vicino di fronte, lì vicino al Monte Argentario. Bene, visto che siamo lì, facciamo un passo indietro, piccolo, piccolo, e andiamo a visitare una fortezza. Se è chiusa, io l'ho trovata chiusa. Se voi la trovate aperta, magari mi dite com'è dentro, o se potete fare anche delle foto, me le potete anche mandare e io le inserisco nell'articolo di cui trovate il link qui sotto. Sto parlando del forte delle Saline Breschi. Cos'è questo? Perché saline? Beh, è vero che il sale serve in zucca, così come ho scritto, ma viene anche raccolto in alcune saline e in antichità. Lì vicino ad Orbetello, tra Orbetello e Albinia, c'erano queste saline con questa fortezza, che in realtà è veramente una fortezza e se la visitate la vedete con la sua torre quadrata e risale a, scusate, risale ai tempi molto antichi perché fu richiesta addirittura da Filippo IV di Spagna. Il progetto è ancora, dicono che sia ancora negli archivi, certo io non è che l'ho potuto vedere perché, ripeto, l'ho trovata chiusa. Comunque è molto interessante vedere queste cose, c'è anche la foce del fiume Albegna, la torre con tutti, bella, insomma, poi ve lo sapete, a me piacciono i castelli, quindi mi è dispiaciuto trovarla chiusa, ma non so se è diventata una proprietà privata oppure no. Quando io sono andata, comunque era chiusa. C'era anche bello da vedere lì il cannone, tutte queste cose messe per la difesa della costa, ma ahimè, queste cose belle se le lasciano chiuse, poi è vero per sicurezza. Comunque, a proposito di sicurezza, state sicuri in casa perché così andrà tutto bene. Allora, delle Saline Breschi trovate il link qui sotto. E ci vediamo la prossima volta. Non so se cambieremo zona o proseguiremo questo percorso di costa tirrenica oppure no. Lo scopriremo insieme. Vi lascio il link qui sotto e se avete come al solito commenti, curiosità, fotografie che io posso aggiungere alle mie, a vostro nome, non c'è nessun problema. Vi aspetto alla prossima volta. Ciao a tutti, da Katia di Viaggi in Giro. Buona giornata.